L'Inter di mister Cerrone mantiene 3 punti di vantaggio sul Toro in vetta al girone A del campionato Berretti, vendicando la clamorosa sconfitta dell'andata contro la Pro Piacenza. I giovani nerazzurri ipotecano il risultato già nella prima frazione con gol in avvio di Lizzola servito alla grande da Vago. Colpo di testa in controtempo e palla nell'angolino per il numero 9 dell'Inter, che poi raddoppia anche in chiusura di tempo. Stavolta l'assist vincente è di Smekal e Lizzola, entrato in area dalla sinistra, scherza con Della Volpe e infila il pallone rasoterra alle spalle del portiere, facendo pensare ad un match ormai chiuso. In realtà nel secondo tempo di scontato ci sarà ben poco. Addirittura 2 espulsioni per gli ospiti e la possibilità per i padroni di casa di rientrare in partita con un'azione personale di Lagrutta, vanificata però dall'imprecisione al momento decisivo. A quel punto è invece l'Inter a sfiorare anche il Tris con un palo di Vago. Leadership rafforzata dunque per i nerazzurri, mentre prosegue la grande cavalcata di Cremonese e Arezzo, capoliste in fuga rispettivamente nel girone B e C del campionato Berretti.